qua c'è il cronoprogramma sostanzialmente che era stato promesso non soltanto alla dismissione, ma anche in termini di informazione nei vostri confronti. Assolutamente sì, nel protocollo firmato nel 2019 si prevede che la cittadinanza venga informata di tutti i passaggi di questa delocalizzazione, che è una delocalizzazione molto importante. Cioè, le fonderie, come potete vedere, non sono un laboratorio artigianale di piccole dimensioni, e quindi è stato previsto un passaggio articolato con diversi passaggi che, per quanto ci riguarda, non sono rispettati. Noi non vediamo un avanzamento di questo cronoprogramma, quindi siamo, dal nostro punto di vista, assolutamente indietro. Preferiremmo così sapere che magari le cose sono state fatte e non ci sono state comunicate, tanto meglio, perché questo vorrebbe dire che comunque le cose stanno andando avanti. Il nostro timore è che in realtà sia tutto fermo, perché non abbiamo notizie di questo nuovo capannone, pensiamo che sia tutto in alto mare. Poi entro appunto il 2020 doveva essere previsto, predisposto, perché venisse poi così ultimato nel 2021 il piano della bonifica. Anche il tema della bonifica è importantissimo. Non dobbiamo dimenticare che solamente 2 anni fa sono state raccolte 2.500 firme, a dimostrazione del fatto che sul tema la gente è attenta, vuole risposte, vuole essere rassicurata e non tradita rispetto a quelli che sono stati gli impegni presi dall'amministrazione. C'è un problema temporale: se scadono questi 8 mesi rischierebbe anche in automatico quella che dovrebbe essere una nuova autorizzazione. Diciamo che noi siamo preoccupati, perché se non esistono indicazioni concrete, fatti, e quindi il nuovo capannone, eventuali domande di rinnovo dell'AUA, che sarà la nuova autorizzazione per il nuovo tipo di attività che verrà dislocata da qui, potrebbe accadere, questo è il nostro timore, che la fonderia chieda delle proroghe, magari anche di poche settimane, di pochi mesi, ma questo potrebbe comportare per la fonderia anche il rinnovo di un'autorizzazione LAIA che ha per legge una durata decennale. Quindi sin da oggi noi ci opponiamo a qualunque forma a qualunque richiesta di proroga, anche solo temporanea, anche breve. 2 anni fa l'assessora Vandelli ci diceva che probabilmente si poteva chiudere anche prima della data di scadenza. Il sindaco ci urlava: porca miseria, come ve lo devo dire che chiuderemo entro la data prevista? Bene, qui vanno avanti con la pista ciclopedonale, ci sono già persone che passeggiano sulla massicciata e la fonderia continua a emettere benzene cancerogeno e altri fumi velenosi. Allora io dico, oggi come oggi, noi non siamo al corrente di tutti i passi che devono essere fatti per la chiusura e che dovevamo esserne a conoscenza attraverso un laboratorio partecipativo che non è mai nato. Allora non sappiamo se è stato trovato il capannone, se quando avverrà il trasferimento, il discorso sulla bonifica del sito, e quindi tutte queste cose noi spereremmo che venissero affrontate domani in un consiglio comunale, dove dopo vari rinvii dovrebbe essere trattato l'argomento. Quindi speriamo che questo silenzio assordante venga aperta questa cassaforte e ci vengano fatte conoscere il cronoprogramma per la dismissione, in modo da avere dei dati certi.